tutti ragazzi, sono Zenzi di oggi, sono tornato qua con un nuovo video, questo è il mio canale. E ragazzi, l'avete letto dal titolo, siamo qua con una reaction ad una delle migliori partite in assoluto che ci sia in questo momento nella stagione appunto 5 di Fortnite. E sto ragazzi parlando di ben 47 kill durante l'FNCS, durante semifinal. E questa partita qua è stata fatta da Mr. Savage, Tyson e iDrop, una delle trio che in questo momento è la migliore in assoluto. E prima di iniziare il video, come sempre ragazzi, ricordo di lasciare un bel mi piace, spolciate tantissimi. E ragazzi, mi raccomando, controllate di essere iscritti tutti quanti al canale, perché molti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti al canale, quindi iscriviti al canale, è veramente molto importante. E ovviamente non dimenticatevi tutti quanti di utilizzare il codice creatore ZENSG nel negozio oggetti di Fortnite. Quindi ragazzi, mi raccomando, codice creatore ZENSG, ZENSG, ZENSG. Ora mettetevi comodi ragazzi e partiamo con la reaction di oggi. Ed eccoci qui ragazzi con appunto il video delle 47 uccisioni durante l'FNCS di Mr. Savage, Tyson e iDrops. La trio veramente dei sogni, perché in questo momento stanno facendo veramente sognare a tutti quanti durante il competitive. Alziamo il volume e partiamo con questa nuova reaction, con questa reaction di Mr. Savage. E vediamo effettivamente com'è che gioca questa trio per fare 47 kill durante l'FNCS. È veramente qualcosa di assurdo. Oh, vai. Questa è l'intro di Mr. Savage. Partiamo ragazzi. Ok, tra l'altro la trio è Mr. Savage, Tyson e iDrop. Veramente sono incredibili. Che è successo? Ok, non ho capito, va bene. Eccoli. Non so dove abbiano droppato, però comunque sono partiti con 0 kill allo start. Quindi questo fa capire che anche se all'inizio quando partite ragazzi non fate nessuna kill, potete comunque fare tante kill, perché appunto sono partiti con 0 kill e stanno pushando adesso in questo momento quelli di Parco Pacifico. E sono in 85 5 in vita, vediamo cosa succede. Ok, prima kill di iDrop fatta. Ok, c'è la gente sopra. Ragazzi, Mr. Savage, sali sopra. L'Ocona, ovviamente, il tipo non... Ah no, è scappato, attenzione. Questo tipo qua è riuscito a scappare da Mr. Savage, ok. Questo poverino che deve fightare Mr. Savage, cosa... Poverino, 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 Cosa abbiamo appena visto? Vai, continuiamo. Vediamo questo Mr. Savage. Ok, va sopra. L'altro l'hanno ucciso. Ok, le hanno stilato ragazzi tutte le kill. Ah, 0 kill in questo momento ragazzi Mr. Savage. Le hanno rubate tutte. Vediamo cosa fanno. Stanno pushando verso la zona della fattoria. Vediamo cosa fanno. Vanno con la bouncer. Vediamo cosa succede qua. Hanno capito che i nemici sono da questa parte qua. E Mr. Savage sta andando in avanti. È quello davanti. E in questo momento ha solo 400 di legno. Quindi comunque loro pushano senza letteralmente perdere tempo. Ok, vede il nemico dentro. Prende il muro. Ok, gli spara col pump. Mamma mia, ma come l'ha presa? Dove l'ha visto? Ok, tra l'altro stanno parlando veramente pochissimo. Tyson, ragazzi, aveva zero di vita e non ha detto nulla. Boh, ma è arrivato Mr. Savage in un secondo e con uno scacchio di dita l'ha ucciso. Ma vediamo cosa succede qua. Vanno verso Colosseo. In questo momento, ragazzi, sono in 70 e hanno già 5 kill. Perché lo vediamo dai loro punti, perché sono 5, quindi hanno 5 kill. Ecco, li hanno trovati, sono qua sotto. Ma vediamo come pushano la gente in questa parte della mappa, che questa parte della mappa qua per fightare è comunque complicata. Quello che vediamo comunque è che Mr. Savage quasi sempre nei fight è quello che sta davanti, quindi è quello che comunque va avanti durante il fight. Poverino, ma come fa questo? Cioè, gli ha messo un cono incredibile. Ok, si è full boxato, va sopra. Ragazzi, Mr. Savage ha un movement incredibile. Io ve lo dico qua, settimana ci sarà la finale dell'FNCS, io ve lo dico qua, loro tre secondo me ragazzi si porteranno la vittoria dell'FNCS alle finals, portandosi a casa ben 100.000 dollari a testa. Comunque continuiamo, vediamo cosa fa. Mette un cono. Ok, ovviamente si aspettava che il nemico evitasse, va su, non vuole rischiare letteralmente nulla. Da quasi ragazzi 0-50-50, ovvero non dà mai possibilità di essere colpito. Oh, no, questo qua è bravo. Questa gente qua è brava. Cioè, per capiamo un attimo com'è che loro li fightano. Vabbè, l'ha distrutto. Cioè, ma che cosa ho appena visto, ragazzi? Con che velocità ha preso quel muro? Con che velocità ha fatto tutto? Entra con la fiacina? Ce la fa? Niente. Le ha uccisi tutti ai drop. No, le ha uccisi tutti Tyson. Le ha uccisi tutti Tyson. Tyson, ragazzi, comunque. Diciamocelo, Tyson, ragazzi. Che drago, ok. Tra l'altro, ho fatto la reaction di Tyson quando vinse l'FNCS. E abbiamo visto delle giocate da parte sua veramente incredibile. Io penso che se in questa trio ci fosse stato anche Benji al posto di iDrop, che comunque iDrop è un giocatore incredibile, per carità. Però con Benji, Mr. Savage ha una chemistry veramente incredibile. Sarebbero veramente stati una trio senza eguali. Perché veramente sarebbero assurdi. Andiamo a carcere qua, ok. L'ha visto? Lo pusha? Con la fiocina? Ok. È da... Ok, mamma mia, come l'ha full boxato. Mamma mia, come l'ha full boxato. Quello che ho imparato guardando questo video in questo momento, ragazzi, è che la fiocina va portata assolutamente. È incredibile quanto sia utile, a quanto pare. Arriva l'airdrop. È qua il tipo. Mamma mia. Guarda, ragazzi, l'ha letteralmente full boxato in un secondo. Con i tasti che Mr. Savage ha, fare queste cose, ragazzi, è assurdo. Cioè, lui usa FGT Shift. Wow. Cioè, no? Quel tipo riesce pure a scappare? Ehi, vabbè. Cioè, poverino.
Ma di che stiamo parlando? Ragazzi, Mr. Savage nell'ultimo periodo è diventato veramente troppo, troppo forte. Penso che in questo momento in Europa sia uno dei più forti. Se non il più forte, perché in questo momento è veramente fortissimo Mr. Savage. C'è poco da fare. Ah, in questo momento solo 2 kill, perché a quanto pare le stanno rubando tutte. Però... vabbè, ok, laser a questo, vediamo cosa fanno. High drop, vai in avanti. Mr. Savage prende la lato. L'ha visto. L'ha visto, cosa fanno? Gli entra nelle box? Sì, gli entra nelle box. Boom, ucciso uno. Boom. È la prima volta che comunque da quando lo stiamo guardando ha rischiato di morire perché è rimasto con 70 di vita. Anche se comunque non è che ci muoia. Però comunque è la prima volta che stiamo vedendo Mr. Savage con poca vita. In questo momento sono 53 e hanno 13 kill, che sono tantissime. E qua sopra, l'ha visto? L'hanno ucciso. Parlano comunque pochissimo durante i fight, è incredibile questa cosa. Parlano pochissimo e fightano tantissimo. Cioè guarda quanto ragazzi Mr. Savage è veloce nel capire la situazione, cambiare box. È veramente un fenomeno. Uno dei giocatori più intelligenti in assoluto che ci sia su Fortnite. Mamma mia, la serata uno, la sera pure l'altro. Vediamo cosa succede. L'hai visto? Entra nel box con la fiocina. Ancora 4 utilizzi. Ma sì, mi piace proprio questa fiocina, Mr. Savage. Ok, aspetta il nemico. Mamma mia. Ma quanto è... Mamma mia, quanto è veloce. Ok, stanno pushando. Poverino questo qua che c'ha contro Tyson, Mr. Savage, airdrop. Come fa uno a sopravvivere? Come fa? È già tanto che è di 16YR. Si è sopravvissuto per 10 secondi. Ok, ragazzi, sono in 46 rimasti. Hanno già 18 kill. E ne faranno, ragazzi, 47. Ok, continuano a pushare. Vediamo cosa succede. Stanno scappando. Questi tre giocatori, ragazzi, stanno scappando. Letteralmente, Mr. Savage. Guardate cosa è appena successo. Non ci voglio credere. Cioè. Ok, qua c'è un nemico, ragazzi. È talmente sicuro dei suoi compagni che non gli interessa di pushare questo nemico in 3. Cosa fa? Non si gira nemmeno. Non gli interessa. Lui tira dritto. Lui tira dritto agli altri. Quello lì è ancora vivo, ragazzi. Quel tipo è ancora vivo. A lui non gli interessa. Tanto ci penseranno i suoi due compagni. Lui pusha l'altro. Lui pusha l'altro. Non gli interessa. Guardate qua. Ma... mamma mia, quanto sei forte. Cioè, l'ha distrutto. Non ha preso un hit e l'ha letteralmente distrutto. Anonimo. Ok. Tanto gli altri due hanno pulito l'altro, poverino, giustamente. E comunque vi ricordo che questa partita qua è l'FNCS e i semifinal. Quindi comunque stanno giocando le squadre che si sono qualificate, appunto. E quindi ci sono giocatori ottimi. L'hanno confermato. L'hanno pure confermato, quindi l'hanno dovuto rebuttare. Mamma mia, quanto è veloce. Cioè ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Cioè, cosa sto vedendo? Ragazzi, cosa sto vedendo? Wow, wow. Quanto è veloce Mr. Savage. Tra l'altro è uno dei giocatori con la sense più alta al mondo. C'è da ricordare questa cosa. Infatti lo si vede anche dal suo mouse, da quanto lo muove poco, ovvero zero. Cioè ragazzi, il suo mouse è letteralmente fermo. Cosa fa? Prende il muro, mette tutto. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Vedere Mr. Savage ti viene una voglia incredibile di alzare la sense. Perché, cioè, guardatelo ragazzi. Guardatelo. Quanto è assurdo questo ragazzo qua. Veramente un fenomeno. Tra l'altro me ne sono appena accorto, il drop è già tornato ragazzi vivo. Ok, l'hanno rebuttato. In questo momento hanno 24 kill e su 35 persone ne ammazzeranno ancora 13. Mi aspettavo un po' di più sinceramente. Pensavo tipo che ne ammazzassero 20 su 35. Però comunque 47 kill raga. 47 kill sono tantissime. È da solo, da solo. Hanno detto che è da solo. Stanno pushando. L'ha visto sopra. Cosa succede? Sale sopra. No vabbè ragazzi, velocissimo Mr. Savage. Se ne accorge subito. L'ha visto subito giù. Tra l'altro questa cosa qua che ha appena fatto Mr. Savage, ragazzi, è veramente una cosa non da tutti. Si vede proprio che è un genio. Questa cosa qui, ragazzi, ve la spiego a tutti quelli che stanno guardando questo video su YouTube. Guardate questa roba qua. C'è Tyson che spara, è un piccolo trucchetto per andare in avanti. Mr. Savage, al posto di andare a sparare, eccetera, si mette dietro di lui, così Tyson, ragazzi, entra dentro anche se sta holdando il muro. Un genio. 200 IQ. Savage è letteralmente il compagno che tutti vorrebbero in squadra perché è perfetto, è veramente perfetto. Fortissimo a fightare, un genio, perfetto, è un giocatore veramente... perfetto. Tyson sta facendo da solo. Cosa succede? E niente. Niente. Ovviamente. Ma cosa vuoi che succeda? Tyson ovviamente l'ha distrutto. Se l'hai mangiato. Ok, tra l'altro ragazzi, Mr. Savage in questo momento sta portando la K oro e il pump leva. Ok, scelta abbastanza ambigua sinceramente. La K oro non è un'arma che vedo spesso. Cioè, oddio, quanto è veloce. Cioè, cosa sto vedendo? L'ha messo in stage. L'ha distrutto la sua reazione. Nice, nice. Wow, wow. Decidono di andare in low ground, ragazzi. Non interessa l'high ground. Vanno da questi qua full boxati. Così, full boxati in mattone. Tyson lì entra dentro. Lui spara l'altro muro. Così, sono in 3. No, non riesce a prendere il muro. Ok, va su. Ok, va dentro. Così, non interessa. Mi serve, ragazzi. Non ha paura. Anche se sono in 6, non ha paura. Fa fuori uno. Boh. Tyson, ragazzi, è il drop comunque. Anche loro hanno un'intesa incredibile. Raga, in questo momento hanno 31 kill con 25 persone rimaste. È veramente assurdo. Stanno giocando come se fosse una pubblica con la gente scarsa. Qua ce n'è uno.
Boom, boom. Messo così. Monkey 64. Via, così. Uccido. Ti prenderà, ragazzi, sicuramente l'RPG, Mr. Savage, ragazzi. Per forza. Oh, perché non se l'hai preso? Ok, infatti. Mr. Savage è un amante dell'RPG. Guardate qua. Ok, cosa fa? Entrare qua sotto. Ma sta perdendo un po' di tempo, se devo essere sincero. Gli altri stanno fightando, lui non interessa, va su. Ok. Oh, ha rischiato. Sono, ragazzi, rimasti in 20 con 35 kill in questo momento. Hanno 44 punti della prima partita delle semifinals. Quindi comunque la gente in teoria che gioca dovrebbe essere un minimo forte, perché comunque hanno fatto 130 punti alle Open. Quindi comunque le persone che stanno giocando in questo momento sono forti. Non sono le Open, ragazzi, queste. Queste qua sono le semifinal. Si cura al volo. Cura pure Tyson. Ok, stanno pushando. Hai drop Tyson. Partiti loro. Partiti, ragazzi. Nella madness. Partiti. Tyson davanti. Drop dietro. Sparano tutto. E niente. Poverini. Poverini. Questa gente, ragazzi, c'ha solo 320 di oro. Pochissimo. Considerando che c'hanno 40 kill, ragazzi, è pochissimo. Come hanno fatto a fare solo, no, 10 kill? Ok, lo pushano. L'hai visto. Ok, ce n'è uno qua. Cosa fa, Mr. Savage? Lo pusha da solo? Non ha paura? Non interessa nulla. Sì, lo pusha da solo. Si full boxa. Non l'ha visto. Ah, l'ha visto nel cono. Boom. L'ha preso il muro, cosa fa? Ah niente, arriva Tyson, ragazzi. Velocissimo. Ragazzi, Tyson la saetta lo chiamavano. 11 giocatori rimasti, ragazzi. Loro pushano. D'altronde hanno un inventario fuori di testa. Lo scaroro, full mezz, 6 colpi RPG. Cosa fa? Spara a caso per dare fastidio, giusto per... va, dai, poverino. Poverino, poverino. L'hanno ucciso. Scrivetemi, ragazzi, qui sotto nei commenti che cosa fate se incontrate questa trio qua che vi pusha. Voglio veramente sapere cosa fate. Cosa fate? Non fate nulla. Vi arrendete, quittate. Fate prima quittare contro una trio del genere. Ok, lo full boxa. Mette il cono. Mette nel muro. C'è da dire che c'è anche un ping assurdo, a quanto pare, Mr. Savage. Ne mancano solo 5. Ha detto che c'è un bambino qui dentro. Li chiamano Kid. I bambini li chiamano. Li chiamano i Pierini. Cioè, in pratica li stanno chiamando i Pierini. Ok, stanno pushando. Che poi la cosa assurda è che loro pushano con una sicurezza incredibile. Anche se in questo caso ci fosse un pro player, allora non interessa, ragazzi. Loro pushano completamente tutti. Due giocatori rimasti. Eccolo qua, il poverino. Poverino, contro Tyson Hydrop. Entra dentro, uccidono uno. La Dynamo fatta fuori. Ma anche solo un giocatore, ragazzi. In questo momento c'hanno... Come? Perché ha scritto 47 kill? Qua c'è scritto 45. C'è qualcosa che non torna. Come hanno fatto a fare 47 kill? Vabbè, comunque adesso lo scopriremo. Forse le conta male. E si portano, ragazzi, la vittoria reale con appunto 47 di kill. Wow. E allora, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Nel caso, ricordo, c'era un bel piacere, ragazzi. Spolliciate, fatemi vedere in quanti di voi piace, ragazzi, Mr. Savage. Quanti di voi, ragazzi, piacciono queste tipologie di reaction. Noi, ragazzi, ci vediamo come sempre su questo canale con un nuovo video. Domani, lucidamente, è tutto. Fate i bravi. Bella.